Ora noi siamo qui. Avete capito che non è una serata come tutte le altre, vero? Avete capito cosa stiamo cercando di fare? Noi no. Se l'avete capito, venite a spiegarmelo dopo in camerino. Ora la compagnia comincia a provare, prego. Un caotico, libertario e sovversivo viaggio che porta alla corte di Francia, al tempo di Molière. In La recita di Versailles, in scena al piccolo teatro Strehler, Paolo Rossi e la sua compagnia ricreano ogni sera uno spettacolo diverso, mettendo a confronto il lavoro e la vita del capocomico Molière con il loro quotidiano. Il dietro le quinte di una compagnia alle prese con una pièce da allestire in tutta fretta. All'improvvisazione di Versailles. È un'improvvisazione. E non è facile, perché improvvisare da soli è facile, improvvisare in 12, però credo che ci siamo riusciti abbastanza bene. Luigi Quanto! Abbiamo un canovaccio, abbiamo un copione. L'improvvisazione è una disciplina quasi militare. Qualcuno può pensare che l'improvvisazione sia un'esibizione estemporanea, vero? No, l'improvvisazione, soprattutto se sei in 12, è proprio... È come fare 12 anni di caserma. La comicità di Molière nasceva da due fattori. Uno della sua vita. Molière è stato tra i primi con i commedianti all'arte a inventare la famiglia allargata, ma non perché avevano dei codici morali superiori ai nostri, perché economicamente bisognava stare tutti insieme, anche dividendosi e separandosi e quant'altro. Quindi lui metteva la sua vita privata, poi metteva tutto quello che gli poteva servire nel rapporto con il potere, che non sempre era limpido. Allora, se prendevi in giro qualcuno, vabbè, quello si arrabbiava. Oggi magari si onora e poi... ti rifà l'imitazione di quello che tu gli hai fatto. Lo spettacolo, ispirato all'improvvisazione di Versailles, commedia di Molière del 1663, porta in scena estratti di altri capolavori dell'autore francese, da Il misantropo a Il tartufo, per l'occasione tradotti e adattati dal drammaturgo Stefano Massini. C'erano molte indubbie simmetrie fra la vita di Molière e la vita di Paolo Rossi. Capocomico, anche lui, scavezzacollo, con una profonda consapevolezza di vivere nella compagnia teatrale i riflessi della sua vita privata, per cui nella sua compagnia c'erano le amanti, le ex mogli e via dicendo, ma soprattutto quello che in particolar modo motivò la scelta del Teatro Stabile di Bolzano di mettere in moto questa macchina, appunto affidandola a Paolo e a Giampiero Solari, era il fatto che in qualche modo ci fosse un testo di Molière, l'improvvisazione di Versailles, che è fondamentalmente un testo inesistente, nel quale poter inserire delle ampie improvvisazioni di Paolo e al tempo stesso però tenersi legati a un filo conduttore. Il filo conduttore è semplicissimo, c'è una compagnia teatrale che è costretta dal potere, in questo caso il re Luigi, a rappresentare una commedia che va preparata in pochissimo tempo. Io ho contribuito a questo lavoro inserendovi l'idea che quello che Molière scrive nell'opera originale, facendo lavorare gli attori intorno a un'improvvisazione tratta dalla scuola delle mogli, diventasse invece un'improvvisazione al cardiopalma in qualche modo intorno a tre opere più famose di Molière, che sono Il misantropo, Il tartufo e Il malato immaginario. E nella fattispecie io mi sono occupato di tradurre e di adattare parte di questi testi di Molière affinché fossero inseribili con un linguaggio molto comprensibile, molto attuale, molto contemporaneo dentro una macchina di spettacolo che tutto è fuorché quello che ti aspetti di vedere andando a vedere un testo che comunque sia gira intorno a Molière. Morte, devo scendere morte!